siete scambiati di posto? Boh! Rimettiamoci in ordine. Matti di qua, Mickey di qua. Ora sì che siete pronti per la domandina del giorno. Quale sarà la Barbie che tornerà in scena in questo video? Chi becca quella giusta, ragazzi, la ballerina, potrà ricevere in braccio la scatola. La ballerina. Anche tu la ballerina? Io dico pilota. La pilota? No, non è l'aereo di Barbie, ci hai provato. Barbie Crayola. Barbie Crayola? È giusto, sì. Abbracciami. Arriva, abbraccialo. È enorme, perché è il Barbie Crayola Confetti Skirt Studio. Ci piace, mi pare. Perché è scappata? Matti, torna qui! Lo sta coccolando! Ma è un vero proprio set creativo! Esatto, Ale, questa non è una macchina del gelato, come sarebbe sembra il mio desiderio, ma serve a fare dei confettini, cioè dei coriandolini, con cui puoi decorare la gonna di Barbie, che si può decorare anche con dei pennarelli speciali Crayola contenuti nella confezione! Ma è super! Ma prima facciamo il giro di scatola! Non si ferma più! All'interno ci sono più di 30 pezzi, ma cosa vi mancano? Forbici! Esatto, per aprire la scatola. Fuori tutto! Ed è tanto! Questa è la stazione decorativa. Dov'è Barbie? Eccola! La voglio io per sempre. Per sempre, Matti? Vediamola, gira gira. Abbiamo un completo Barbie Crayola che abbiamo imparato a conoscere, quindi si può colorare, poi rilavare. Un classico look super biondo, una gonna olografica che si potrà riempire di lustrini. E poi le scarpe hanno i pompon. Diamo come sempre una rapida occhiata alle istruzioni, perché adesso ci giochiamo dal vivo! Ciao! Ciao! Le marionette sono una, due e la gonna che abbiamo visto prima. Potrete fare una gonna a testa. Ma Nicolò ha già preparato la base. I pennarelli, ma sono nuovi questi. Apri Ale l'azzurro, guarda caso. Durissimo. Sono pennarelli gel speciali. Iniziamo il montaggio. Clac. Clac. Cacciavite. Eccolo Ale. Avvito, 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 avvito. Cos'era quella cosa che è comparsa? Un nastro adesivo decorativo. Infatti ci sono anche gli sticker. Le ciambelle, il panda, l'arcobaleno. Incastriamo la torre sulla base. Dum! Questo gancio serve ad appendere gli appendini. Appendino di coppia. E appendino questo? Triplo. Cos'è questo? Serve a mettere dentro. Ah, è l'imbuto. Che mette dentro i confettini che creeremo. C'è proprio il velcro per attaccare la gonna. Qui c'è un cassettino con la carta decorativa. E qui scenderanno i confettini, i coriandoli, che andremo a realizzare. Faranno proprio da qua. Inseriamo qua il foglietto di carta del colore che vogliamo. Ovviamente poi possiamo metterci anche la nostra carta, quindi è riutilizzabile per fare dei lavoretti. Guarda, cerchietti, cuoricini, rettangolini. Funziona. E ora schiacciamo il pulsante giallo per far scendere i coriandoli. Funziona. Oh, un piccolo aiutino. Adesso apriamo il cassetto e li troviamo qua. Cassetto che ha forma di spazzolina, spatolina. Sì, ci servirà per riempire direttamente la gonna. No, ma è fatto apposta, geniale. Proviamo. Dai, così non si perde neanche un coriandolino. E per decorare abbiamo anche queste cose pucciosissime, Mati. Sono delle palline morbidine. Vai Mati, inserisci. E gli diamo una spintina e scendono. Io parto con il pennarello rosa. Immaginavo su gonna rosa. Io ho portato l'acquetta per poi pulire, perché c'è anche la spugnetta, questa qua, all'interno del set. E per chi vuole decorare alla grande, Nicolò sta già facendo altri confettini, ho portato pure le decorazioni dei nostri slime. Oltre al rosso crunchy ho portato il verde crunchy, le palline pastelline, i dorati dorati e i rosati rosati. Qualcuno li ha visti? Belli, vero? Usando l'imbuto possiamo inserirli all'interno della gonna. Vediamo come funziona. I pennarelli sono gel, mi dovrebbero scorrere proprio bene. Mm-hmm. Cosa stai facendo, Matti? Un arcobaleno. Sì. Un arcobaleno. E io? Sì, Nicky? Ah, stai già funzionando? Sì, è già il secondo foglietto che sto facendo. Ah, è vero, già funzionavi prima. E se volete modificare il disegno, basta pocciare usando il panno in dotazione. E la gonna vedete? Torna come nuova. E suggerisco anche l'immancabile carta assorbente. Ecco qua. Qua si funziona. Qua si decora. Ragazze, forza, ho freddo in mutandine. Sì, arriviamo Barbie, stiamo mettendo gli sticker. Ci sono anche i pastelli Crayola. E qua sei pronto, Nicky? Schiaccia. Discesa. Wow. Quanti sono? Tanti. Cassettino pienissimo. E via. In imbuto. Mi piace il mio disegno. Mati, è arcobalenosissimo. Però voi ragazzi, fatemi il giro giro. Voglio vedere come è venuta la gonna di Nicky. Vai, gira, gira, Nicky. Tu, 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 tu. Qui c'è quello che abbiamo fatto prima.
No, guarda che bello! Adesso ci metto le palline. Queste di carta, che si intonano molto bene. Un po' di luce con i glitterini. Mati, hai scelto? Dopo aver immerso le manine in tutte le decorazioni. Questi qua. I rosa. Questi. Quelli lì, i pucciosetti. Tutti i colori con questi. Poi... La gonna esplode. Esplode la gonna. No, no, non voglio esplodere pure io. Guarda cosa ho scoperto. Fai vedere. Se tu metti le palline qua. No, nell'altro buco. Mm-hmm. E dove vanno? Sempre nel vassoietto giallo. Sono già lì. Ho finito il dentro, ma devo fare il fuori. Giusto, la decorazione col pennarello. Shakeriamo, distribuiamo e... qua ci si rimette al lavoro. E Nicolò sta utilizzando il nastro decorativo, che come vedete è di carta, ma soprattutto è colorabile. Ragazzi, io ho ancora freddo. Adesso arrivo. Grazie. E queste cosa sono? Le balze. Anche le balze? Ma mi terranno al calduccio? Sì. Bene. Ecco la gonna. Oh, finalmente. Sulle braccia. Oh, per fortuna mi sono lavata le ascelle oggi. Chiudendola bisogna fare molta attenzione ovviamente ai colori, perché essendo super lavabili, la superficie liscia, rischiamo di toccarli con le dita. Noi siamo pronti per il primo riempimento. Quanto lo volete riempire? Tanto. Gli do una ripassata, perché dopo un po' si asciuga e si vede meglio. Qua si versa. Bene, versiamo. Che bella discesa. E qui ragazzi abbiamo il Nicky outfit completato. È sbrilluccicoso, multicolorato e spettacolare. E io posso coprire le ascelle? No. E perché? Devo toglierti la canottiera. Ah giusto, possiamo colorarle anche la canottiera. Per colorare uso i profumelli. Bella idea, un vestito profumato. Anche i profumelli Crayola infatti sono lavabili. Io intanto vado in spogliatoio, ho freddo. Guardate qui quanto abbiamo riempito la gonna. Che spettacolo. Ragazzi, avete finito? Ho freddo. Adesso. Ok. Arbi. Arrivo! È già pronta? Sì. Bene! Metti la canottiera? No! Metti la canottiera? Sì! Ma l'hai super colorata! Ho dato tutti i colori. E senti che profumi! Molto buona! Non mangiatemi però, Ma Barbie, sei sicura di aver lavato le ascelle? Ma sì, Ale! È la mela verde! Comunque bassiamo le braccia! Ale, ma ti stai decorando anche tu? Sì, che bello! Ed ecco il look frullato di mattina con l'ascella che puzzina! Ma non è vero! E ora tocca la gonna di Mati! Come si chiama questo look, Mati? Gonna di lentino con luce arcobaleno. Che bello! Wow, proviamola! In effetti è bella risplendente. Veloce, Ale, che ho già freddo! Sì, non è che la gonna ti ripari tantissimo comunque. Hai ragione, ho ancora freddo! Guardate, giro giro! Bravissima! Voilà. Si vede che hai imparato da Barbie ballerina. E questo potrebbe essere un velo, Ale! Non ci velo niente! Gliela proviamo, cosa dici? Sì! Questo set è veramente molto bello e molto creativo, perché ci sono tante alternative. Il taglia confetti coriandoli è riutilizzabile. L'unica nota negativa, vero Ale, è la canottiera. Perché non ha la zippina, non si può togliere, cioè è molto difficile da togliere. È un po' trasparente però. Hai ragione, adesso sì che ho freddo in camerino. C'è nessuno, c'è qualcuno. A noi la nuova fabbrica delle gonne di Barbie è strapiaciuta. E se a voi ragazzi questo video è piaciuto, mettete un pollicione. Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. E non lavatevi le ascelle con i profumelli mentre vi glitterate. Ma scaricate l'app GBR per non perdere le notifiche e sapere quando esce un nuovo video GBR. Ciao!